Buona serata a tutti, chi vi parla è sempre Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte, che è quella che va in onda alle ore 19 e alle ore 20, e stiamo leggendo Il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la quarta parte, cioè la parte che tratta della relazione fra Gesù e i farisei, e come questa relazione viene dopo applicata dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Cristiana Cattolica in particolare, all'interno del suo fare, all'interno del suo percorso di gestione del potere nel corso dei secoli. Da Luca oggi parliamo del fariseo e il pubblicano. Siccome è abbastanza corto questi pezzi, probabilmente stasera ne faremo due. C'è uno di Luca e un altro di Giovanni. Il pezzo di Luca, il fariseo e il pubblicano, lo mettiamo assieme a un amico che piace moltissimo al poeta Lucente, e il fariseo e il pubblicano insieme a Cesare Vanini. Vediamo un attimo cosa dice Luca del fariseo e il pubblicano. Leggo testualmente. Naturalmente il Vangelo è un'edizione Paolini, poi ogni traduzione è similare comunque. Disse pure questa parabola per taluni che in cuor loro erano persuasi d'essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, ritto in piedi, così pregava dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come tutti gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri. E neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutte quante le mie rendite». Il pubblicano invece se ne stava distante e non ardiva neppure di alzare gli occhi al cielo, ma si percuoteva il petto dicendo: «O Dio, sii propizio verso di me, che sono un peccatore. Io vi dico che questi discese a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato». Commento. Il terrore di Gesù sono gli esseri umani capaci di seguire i propri principi, persone che arrancano, anche fra grandi errori, lungo la via per lo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza, fondendosi col mondo circostante. Così Gesù ha solo disprezzo per quel fariseo che ringrazia per la forza che gli permette di non essere rapace, ingiusto e adultero, e neppure con le debolezze del pubblicano con cui era salito al tempio. Il fariseo era orgoglioso del coraggio che mostrava nell'affrontare il circostante, in base alle leggi e alle regole stabilite dalla società in cui viveva. Egli, ricordo che non prendo telefonate se non verso la fine dell'ora, dalle 7:45-7:50 prenderò le telefonate. Egli era riuscito a seguire quei principi, egli era riuscito a mantenersi puro rispetto a se stesso. Forse in assoluto sbagliava, ma era corretto con se stesso. Della forza che disponeva per mantenersi uguale a se stesso, ringraziava e ne andava orgoglioso. Pagava le tasse di tutte le sue rendite, non barava né truffava, permettendo allo Stato di mantenere a sua volta i suoi impegni, in quanto egli gli forniva onestamente la percentuale di reddito che per legge toccava allo Stato, giusto o sbagliato che fosse. Quella era la regola e lui andava orgoglioso nel rispettarla. L'altro uomo era molto apprezzato da Gesù. Cosa faceva? Rubava, stuprava, mentiva, era avaro, uccideva, eccetera. Cosciente e consapevole che questo era contrario alle leggi e dunque, non per bisogno o per inconsapevolezza, agiva contro le leggi, ma per deliberata decisione. Questo piaceva a Gesù. Gesù poteva umiliare il pubblicano, poteva costringerlo in ginocchio, poteva umiliarlo e farlo sentire in colpa. Poteva terrorizzarlo, ma nulla poteva nei confronti del fariseo. Il pubblicano era cattivo, in quanto sceglieva di essere cattivo, non per bisogno, non per necessità, ma per scelta di essere cattivo e costretto nei confronti di Dio. Non dice a Dio: «Ho sbagliato, ma cercherò di rimediare». Dice: «Ho sbagliato» e nulla vieta che continuerà a sbagliare, in quanto ha scelto di sbagliare. L'attuale, 1996, sistema giuridico in Italia, derivato dal sistema giuridico cattolico e sua traduzione nella situazione attuale,
impone la priorità dell'aggravante all'interno del reato, dove l'attenuante è atto accessorio e si riferisce più all'aggravante che al reato stesso. In altre parole, vengono valutate prima le aggravanti e solo in un secondo momento le attenuanti. Questo sistema di calcolo deriva dalla concezione cristiana secondo cui il male nasce dall'uomo e non è l'uomo atto di adattamento nell'oggettività in cui vive. Derivazione di questo sistema di calcolo è derivato dal concetto di Gesù nell'apprezzare il male del pubblicano e nella gioia che Gesù prova nell'umiliarlo. Se il pubblicano cessasse di commettere la violazione di leggi o di tradizioni che lo rende ciò che è, Gesù sarebbe disarmato nell'umiliarlo. Per Gesù il pubblicano deve comportarsi sempre in maniera malvagia, in quanto solo in questo modo Gesù potrà continuare ad umiliarlo. Così il sistema giuridico di derivazione cristiana ignora gli effetti dell'oggettività, in quanto generatrice di comportamenti contrari al sistema giuridico stesso. Così il sistema giuridico ignora il padrone mentre bastona lo schiavo, al di là della natura delle bastonature, mentre punisce severamente lo schiavo quando gli spezza il bastone. Per ottenere questo, i magistrati di origine cristiana vengono accuratamente selezionati all'interno di strutture precise dette università di giurisprudenza, nelle quali vengono accuratamente selezionati gli avvocati difensori, impedendo agli imputati qualsiasi tentativo di difesa che non sia quella voluta dai giudici. Questo è il cristianesimo, questa è l'aberrazione umana e il suo tentativo di distruggere il divenire degli esseri umani. Questo era il volere di Gesù, questo è il fare e il volere delle chiese cristiane. Insieme a questo mettiamo Giulio Cesare Vanini. Giulio Cesare Vanini è un filosofo italiano, nato a Tauristano Lecce nel 1585 e ammazzato a Tolosa come una bestia nel 1619. Dopo essersi addottorato in diritto a Napoli, 1606, approfondì gli studi di teologia a Padova, dove entrò nell'ordine dei Carmelitani e ricevette il sacerdozio. Viaggiò in seguito per l'Italia e l'Europa. In Inghilterra, dove abiurò la fede cattolica, fu imprigionato per un attacco contro la Chiesa anglicana. Successivamente tornò al cattolicesimo. Nel 1615 pubblicò a Lione l'Amphitheatrum Eterne Providentie, di cui il suo immanentismo naturalistico, con il connesso rifiuto delle religioni rivelate, la negazione dell'immortà dell'anima e la riduzione dell'uomo ad animale non differenziabile qualitativamente dagli altri, si rivela senza prudenti simulazioni. A Parigi fece stampare l'anno seguente i dialoghi De Admirandis Nature Regine Deque Mortalium Arcanis, forse detto da Cani, dei meravigliosi segreti della natura, regina e dea dei mortali. L'opera fu aspramente censurata alla Sorbona e il Vanini cercò di rifugiarsi dall'Inquisizione ritirandosi a vivere a Tolosa. Arrestato e processato sotto l'accusa di ateismo, magia e astrologia, fu condannato al taglio, allo strappo della lingua e al rogo. Tratto dal dizionario di filosofia Tascabile Rizzoli, 1988. Commento. Il fariseo repubblicano in Luca e Giulio Cesare Vanini. Vanini appartiene al grande numero di pensatori che fra il 1500 e il 1600 contribuirono alla nascita dell'illuminismo e all'attenuazione della ferocia con la quale i cristiani contrastavano gli oppositori. Vanini diventa prete cattolico e questo gli consente di studiare. Come prete è molto incostante, non è sottomesso, è sempre alla ricerca del perché delle cose, è impetuoso e gli manca la prudenza. Questo mancare di prudenza è il risultato di quanto il cristianesimo lo abbia toccato. Quello che ha nel cuore lo mette sulla bocca e i cristiani, per bloccare il suo cuore e il suo pensiero, gli strapperanno la lingua. Vanini è nemico giurato di ogni religione rivelata. Gesù, Mosè e Maometto sono degli impostori dottrinali. Impostori sono coloro che spacciano l'esistenza di un Dio padrone per piegare il divenire degli esseri umani distruggendoli. Che Vanini fosse dalla parte della ragione, l'esistenza stessa lo conferma. Vanini percepiva la natura, il divenire e le sue trasformazioni. Vanini era la natura, il suo divenire e le sue trasformazioni. L'anima non è immortale, come sostengono gli impostori. Questa affermazione può essere fatta solo da chi è in grado di alterare la percezione per scrutare le trasformazioni degli esseri umani nel circostante.
Solo un veggente è in grado di fare una simile affermazione. La logica serve soltanto a sostenerla nel quotidiano della ragione. Un cristiano non ha divenire. Un cristiano esaurisce la sua energia vitale nel tentativo di rinnovare continuamente il proprio assoggettamento al macellaio di Sodoma e Gomorra. La morte del corpo fisico per un cristiano strettamente osservante coincide con la morte del corpo luminoso. La sua disperazione si aggrappa all'impossibile resurrezione del corpo fisico di cui ha sentito parlare. Il cristiano e Vanini salgono al tempio della vita per esporre se stessi. Uno si mette in ginocchio supplicando il Dio padrone. L'altro guarda la vita negli occhi assumendosi la responsabilità di ogni sua azione. Uno supplica un padrone, l'altro vuole essere la vita. Uno chiede di obbedire speranzoso nel padrone, l'altro affronta contraddizione dopo contraddizione seguendo i suoi principi, modificandoli qualora le condizioni dell'esistenza gli impongono percezioni diverse. Domanda Gesù: da chi si è fatto servire il padrone? Da chi cerca libertà o da chi si sottomette supplicando di poterlo servire? Da chi cerca di spezzare le catene o da chi porge i polsi? Il padrone e la schiavitù come modello dell'esistenza è l'unico modello sociale concepito da Gesù. È l'unico modello propagato da Gesù. Per questo motivo disprezza i farisei, per questo motivo la Chiesa Cattolica disprezza Vanini. Cosa dice Vanini agli altri esseri umani? Ma davvero credete di essere stati creati d'immagine e somiglianza del padrone? Noi siamo esseri animali della natura, facciamo parte dei disegni della natura. Non siamo diversi dagli altri esseri animali, né più importanti, se non per chi ci vuole in ginocchio. Da chi credete sia andato il padrone? Chiede Gesù. Il padrone ha sottomesso l'individuo in ginocchio e lo ha indotto ad annientare chi, rispettando le proprie tradizioni, opera diventando parte della vita, perché a nessun essere umano è consentito dal padrone cogliere dall'albero della vita eterna. Così Gesù impone il modello comportamentale alle chiese cristiane e a quella cattolica in particolare. Umiliare chiunque tenti di cogliere dall'albero della vita. Umiliare chiunque tenti di investigare nel circostante. Umiliare chiunque osi chiamare le cose col loro vero nome. Chiunque si chiede il perché delle cose. Chiamare le cose col loro vero nome significa chiedersi il perché delle cose. Una volta formulata la risposta, giungere alla cosa superandone i fenomeni e la forma, cogliendo l'ennumenia, facendola propria. Una volta, in stregoneria, si diceva che si doveva scoprire il vero nome della cosa per potersene impossessare. In realtà era cogliere il senso della cosa attraverso la trasformazione di se stessi. Il padrone non ha forza per umiliare. Egli è impotente davanti a chi percorre un sentiero virtuoso. Però il padrone dispone di schiavi umani, schiavi, esseri disperati, che egli ha provveduto a svuotare scelta dopo scelta. Quei disperati devono convincersi che la loro disperazione è elemento naturale ed oggettivo della loro esistenza. Così cristiani, come bruciano i libri per impedire lo sviluppo della conoscenza e del sapere, per far apparire il loro Gesù sapiente, così distruggono ogni essere umano che espande se stesso nell'oggettività per illudersi che la propria condizione di disperati è l'unico fine dell'esistenza. Si può affermare che questa attività sia opera del macellaio Sodoma e Gomorra. Si può affermare che sia opera dei suoi schiavi. Si può affermare che sia opera di Gesù. È la stessa cosa. Vanini ha concepito le proprie idee attraverso l'alterazione della percezione e poi ha cercato di spiegarle. Le idee sviluppate attraverso la percezione del circostante non sono mai assolutamente originali, perché l'essere umano fin dal brodo primordiale percepisce il circostante. È solo la grande lotta per l'esistenza che costringe l'essere umano a rinnovare la percezione e la sua descrizione. Solo con l'avvento del macellaio Sodoma e Gomorra e della distruzione sistematica operata dai suoi schiavi si rende necessario rinnovare la descrizione, epoca dopo epoca, del livello di libertà raggiunto nel percepirlo. Vanini è questo, un grande cuore, un grande fuoco e poca prudenza. Il grande cuore appartiene a Vanini, è il risultato della sequenza delle sue scelte, del suo senso di giustizia all'interno della società degli esseri umani. Il grande fuoco appartiene alla relazione fra Vanini e il circostante, la forza attraverso la quale il circostante si riversa attraverso i suoi bisogni e le sue determinazioni, le sue tensioni nel Vanini. E la forza con la quale Vanini penetra nel circostante attraverso l'alterazione delle sue percezioni, dei suoi bisogni, le sue tensioni e le sue determinazioni. La poca prudenza
e quanto è rimasto al Vanini del proprio condizionamento educazionale, la sua concezione e dipendenza dal del creativismo che contribuì ad impedirgli di trasformare il suo pensiero in seme da far germogliare. Il suo pensiero divenne una lancia scagliata contro i suoi nemici, una bestemmia contro la ferocia del macellaio Sodoma e Gomorra, e il macellaio provvide, attraverso i suoi schiavi, ad eliminarlo in modo esemplare. I preti cattolici gli hanno strappato la lingua e lo hanno bruciato per continuare a nascondere la loro impostura, per continuare a seminare la loro disperazione impedendo a chiunque di indicare agli esseri umani la via dell'eternità. Nel fare di Vanini c'è tutta la potenza di necessità. I bisogni di Vanini esplodevano nel circostante ed egli era intollerante alle limitazioni e alle coercizioni dalle quali era circondato. Così divenne necessità. In ossequio a necessità percorsi sentieri di libertà. Libertà lo condusse nel circostante laddove la sua sete di sapere e conoscenza potevano essere placate. Nel circostante egli non incontrò Veiove. Così non fu in grado di variare la numenia facendo apparire costante la forma. Variò l'una e l'altra rimanendo scoperto davanti alla violenza dei cristiani. I cristiani usano violenza perché questo è il rifugio degli incapaci e degli impotenti davanti alla vita. A casa di chi è andato il padrone? Si fosse fatto i fatti suoi. Del Vanini ai cristiani è rimasta una lingua strappata e un pugno di cenere. Del Vanini alla vita è rimasta una coscienza luminosa proiettata nell'infinito dei mutamenti. Scusate un attimo. E con questo pezzo abbiamo terminato, abbiamo ancora uno da fare di Luca, comunque lasciamo Luca per un attimo e vediamo invece cosa ci racconta Giovanni dei farisei. Ricordo che Giovanni non sa niente dei farisei, quando lui scrive i Vangeli è un perfetto ignorante, un perfetto imbecille, non so un cazzo. Egli prende i farisei e li accoppia ai gran sacerdoti, da individui che fanno parte del sistema sociale li fa diventare una specie di padroni del sistema sociale. È una grande menzogna che fa Giovanni, ma tanto lui scrive il suo Vangelo dopo il 100-150 forse. Per cui si è perso il ricordo, Masada è venuta a distruzione del Tempio di Gerusalemme e tutti i giochi sono buoni, sono morti quelli che potevano ricordare e lui può fare i giochi che vuole. E faremo il rapporto fra Gesù e i farisei in Giovanni, il guarigione del cieco nato, sono poche righe, e lo metteremo insieme alla bolla pontificia con la quale Gregorio IX fonda l'Inquisizione. Questo è una specie di pezzo intermedio che comunque fa sempre parte della quarta parte del Gesù di Nazareth e l'infamia umana nella relazione fra Gesù e i farisei. Dunque, guarigione del cieco nato. Condusse allora colui che era stato cieco dai farisei, era di sabato quando Gesù fece quel fango e gli aprì gli occhi. Anche i farisei gli domandarono in quel modo avesse riacquistato la vista. Egli rispose loro, eccetera. Commento. Per Giovanni i farisei sono il comando sociale. Da loro viene portato il cieco e, anziché congratularsi con Gesù per il bene fatto a questi, lo criticano perché quanto ha fatto lo ha fatto di sabato. In realtà con questo insegnamento Giovanni vuole bloccare qualunque avvenimento o fenomeno venga prodotto che non sia controllato e voluto dalla Chiesa cristiana. Gesù si ritiene il padrone delle tradizioni. E Giovanni indica come la Chiesa cristiana sia padrone delle tradizioni e come tale in diritto di gestire le tradizioni a proprio uso e consumo. Vi ricordo come verranno distrutte le tradizioni pagane. Bolla pontificia con la quale Gregorio IX fonda l'Inquisizione. Gregorio, vescovo servo dei servi di Dio, saluta e dà l'apostolica benedizione ai venerabili fratelli suffragani della Chiesa, eccetera, eccetera. Il dovere del governo che ci siamo assunti ci esorta a catturare le piccole volpi, ovvero gli eretici che sono blanditi nelle tortuose tane della Borgogna, a distruggere la vigna del Signore ed estirparli definitivamente da quella. Sappiate che c'è giunta notizia che alcuni eretici si sono stabiliti nelle vostre diocesi.
parte falsamente tornati alla Chiesa Cattolica per paura della morte, altri ostinati nella loro eretica malvagità, i quali primi spesso ritornano al medesimo malvagio errore dal quale sembrano essersi allontanati definitivamente per meglio e più gravemente danneggiare l'unità cattolica. Perché non accada che costoro, fingendo una falsa conversione, corrompano chi professa la fede cattolica, mandiamo a voi tutti il nostro apostolico ammonimento affinché consegnate al carcere, a vita, coloro così infetti, una volta che siano trovati convinti nell'errore suddetto, se non siano stati puniti diversamente secondo la pena che ognuno di voi assegna nella sua diocesi. Riguardo ai loro beni, se per caso ne hanno, date loro secondo l'uso quelli necessari alla sopravvivenza, diversamente sappiate che abbiamo consegnato al nostro venerabile fratello, l'arcivescovo bisuntino, mandato di nostro pugno, che vi consentano di agire in questo senso da noi autorizzati, senza l'impedimento di qualsiasi appello. Dato in Laterano, 27 maggio 1234. Con questa bolla Gregorio IX fa partire l'Inquisizione. L'Inquisizione contro gli eretici, dopo si trasformerà in Inquisizione con le streghe. Una volta accesi i roghi, ne prenderanno talmente tanto gusto da incendiare l'intera Europa. Commento: guarigione del cieco nato e bolla di Gregorio IX. Giovanni indica la linea da seguire alle chiese cristiane quando qualcuno, fuori del loro controllo, opera per il bene delle persone. Chi riceve dei benefici va dal padrone e racconta contento quanto ha ricevuto. Il padrone sente sfuggirgli il controllo su quell'individuo e si ritiene in dovere di intervenire per ripristinare il diritto al possesso di quell'individuo. Ecco dunque i farisei identificati da Giovanni con il comando sociale. I farisei non erano il comando sociale, ma Giovanni non cercava la verità storica, interessava costruire un quadro attraverso il quale fissare un insegnamento da tramandare alle chiese cristiane. Ricorda quando Giovanni sta scrivendo i suoi Vangeli e le varie comunità cristiane se ne vanno via per i fatti suoi. E il Vangelo che più odia Giovanni, cioè gli insegnamenti che Giovanni più tenta di ostacolare di qualunque altro, sono i Vangeli gnostici, fra i quali importantissimo quello di Tommaso Didimos. Il Vangelo di Tommaso Didimos è completamente diverso dai Vangeli ufficiali e tende a sviluppare il Dio che cresce dentro l'essere umano, il regno che cresce dentro l'essere umano. Se i farisei non erano comando sociale, lui era certamente Gregorio IX. Se i farisei imputavano a Gesù di aver operato di sabato, Gregorio IX cosa imputava agli esseri umani? Imputa loro di essere eretici, dunque imputa loro di pensare in maniera diversa, imputa loro che alcuni, per paura della condanna a morte, fingono di tornare sotto il giogo della Chiesa cristiana. Cosa dice di temere Gregorio IX? Dice di temere che costoro corrompano la fede cattolica e che fede di merda è la fede cattolica se è sufficiente pensare diversamente perché riveli immediatamente la sua vera natura. Imposizione della pulsione di morte. Cosa impone Gregorio IX? La carcerazione nei confronti di ogni sospetto, omettendo di pronunciarsi sui mezzi attraverso i quali individuare i sospetti, e questo è un atto di vigliaccheria. Oppure ogni altra pena, naturalmente più grave, che ognuno della sua congrega di banditi decide di imporre. A cosa mira in realtà Gregorio IX? Sequestrategli tutti i beni, lasciandogli quanto basta per riprodursi come carne da macello e da lavoro. Per ottenere questo risultato, lascia carta bianca al torturatore bisunto, perché condanni a sua discrezione senza possibilità di appello. Questo è il vero significato dell'insegnamento di Giovanni in relazione alla guarigione del cieco. In questa bolla pontificia troviamo sintetizzato il pensiero e gli intendimenti di Gesù di Nazareth, come proposto da Giovanni. Il 27 maggio 1234 è una data molto triste per l'umanità. Bene, io a questo punto ho letto due pezzi da Gesù di Nazareth, l'infamia umana, la quarta parte, la relazione fra Gesù e i farisei, e come questi insegnamenti
devono essere interpretati, perché questo è l'unico modo per interpretare questi insegnamenti del Gesù di Nazaret. Cioè non esiste un modo diverso per interpretare queste cose. Questa che vi do è l'unica interpretazione autentica, perché è l'unica interpretazione che è stata dimostrata autentica dalle azioni della Chiesa Cattolica. Le altre non sono autentiche, le altre sono un'altra cosa. Le altre interpretazioni servono per ingannare le persone, servono per truffare, servono per metterle in ginocchio. Le altre interpretazioni sono interpretazioni di comodo, non sono interpretazioni reali. Le interpretazioni reali devono essere fatte attraverso le azioni delle persone. Sono le azioni delle persone che determinano il tipo di interpretazione da dare. Pertanto questa è l'unica interpretazione reale. Ora, avendo finito di leggere gli episodi, io ho una mezz'oretta abbondante, che posso tranquillamente prendere al limite le telefonate. Ma ho qualcos'altro da leggere eventualmente, ed è qualcosa che volevo leggere a un amico che gli piace moltissimo la campagna, gli piace moltissimo lavorare i campi, o meglio, non è tanto che gli piace lavorare i campi, è che lui lavora i campi normalmente e attraverso il lavoro dei campi sta tentando di sviluppare se stesso. Allora, per una decina di minuti, un attimo solo di pazienza, vi leggerò ciò che porta a diventare eterni, esattamente ciò che porta a manipolare l'attenzione attraverso il lavoro dei campi. Vediamo un attimo solo che vedo un attimo ancora. Allora, vi leggo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, esattamente ciò che porta a manipolare l'attenzione attraverso il lavoro dei campi. Il lavoro dei campi era molto vario. Vedremo come numerosi siano i centri dell'energia vitale che il fare degli esseri umani costruisce attraverso il suo fare in relazione con quel circostante. Importante è preservare il fare. È importante per gli esseri umani accumulare conoscenza a conoscenza, in modo che la sua continua espansione sia garanzia di ricchezza e di benessere per il sistema sociale in cui viviamo e costruisca un punto di non ritorno nel progressivo sviluppo del fare umano. Scusate. Perfetto, scusate ancora questo secondo. Ok. È importante per gli esseri umani accumulare conoscenza a conoscenza in modo che la sua continua espansione sia garanzia di ricchezza e di benessere per il sistema sociale in cui vivono e costruisca un punto di non ritorno nel progressivo sviluppo del fare umano. L'essere umano si relaziona col circostante attraverso il suo fare. Il suo fare è guidato dalla sua attenzione. Il fare umano manipola l'essere umano attraverso le relazioni col circostante, e questa manipolazione si fissa nell'essere umano attraverso la sua attenzione. Affinare l'attenzione significa porre questa in relazione coi centri di energia vitale del circostante, con i quali scambiare conoscenza ed energia vitale. Fissare il fare significa manipolare l'attenzione, significa costruire dei gesti automatici, delle priorità del fare attraverso i quali il circostante prende vita, trasferisce energia vitale e fonda le proprie aspettative per trasformarsi diventando eterno. Le aspettative del circostante si sviluppano in relazione allo sviluppo e alla direzione dell'attenzione del singolo essere umano. La manipolazione dell'essere umano nei confronti del circostante avviene trasferendo nel fare la percezione della propria attenzione. L'attenzione manipola l'essere umano costringendolo a fagocitare il sapere e la conoscenza. Rende automatico e necessario quanto all'essere umano serve. L'essere umano deve superare il proprio condizionamento educazionale per diventare eterno, ma deve fagocitare il sapere e la conoscenza per sviluppare il proprio divenire. L'attenzione deve essere preparata, acuita, lisciata e specializzata in funzione dei singoli fare. Un fare è un effetto di cause e cause di altri effetti. Quando gli effetti si riproducono nelle relazioni fra l'essere umano e il circostante, si formano dei centri di energia vitale nei quali
fa riposare la propria attenzione durante il fare e con i quali versa e preleva energia vitale per affinare la propria attenzione all'interno del fare. Così, relazione dopo relazione, il centro di energia vitale acquista una propria coscienza e una propria consapevolezza, attirando gli esseri umani per riprodurre quei gesti e quel fare, onde permettergli una serie di mutamenti e arricchimenti che gli consentano di accumulare una quantità sufficiente di energia vitale e di consapevolezza per intraprendere un cammino verso l'eternità. Dalla religione romana antica ci sono rimasti una serie di dati che consentono di tracciare un percorso di affinamento dell'attenzione umana attraverso la cultura delle messi. Innanzitutto è da rilevare come estese il concetto che ogni seme e ogni campo avesse una propria coscienza di sé e una propria consapevolezza. Il campo è un'entità vivente, può partorire entità viventi che attraverso l'uso della propria volontà e delle proprie determinazioni tendono a diventare eterne. Anche se il loro cammino di eternità viene interrotto dall'essere umano e da altri esseri che si cibano di loro, c'è sempre qualcuno che per una qualche ragione può continuare a diventare eterno. Così, i chicchi di grano sono come le uova dell'essere salmone. Alcune fra migliaia si schiudono, così come non tutte le larve di zanzara si trasformeranno in esseri zanzara. Qualcuno ci riuscirà. I semones sono la forza germinativa dell'oggettività, la forza germinativa del campo. Maggiore è la forza del semones e maggiore è la sua capacità di generare. Vediamo un attimo. No, niente. Una forza che deve essere rinnovata, una forza da cui attingere per saccheggiare. Il semones è la prima relazione oggettiva che l'attenzione dell'essere umano incontra e col quale costruisce la sua relazione. L'identificazione del contadino col campo è una relazione quasi inscindibile. Il campo si nutre del contadino, il contadino si nutre del campo. Vediamo un attimo. Pronto? Vabbè, siamo perdi. L'industrializzazione moderna ignora la relazione fra l'essere umano e il campo. La distruzione operata dai cristiani della consapevolezza di questa relazione è passata attraverso l'annientamento dell'attenzione fra l'essere umano e il suo circostante. Diventare ciechi nell'oggettività era lo scopo dei cristiani, rendere muta l'oggettività e la sua forza di attrazione nei confronti degli esseri umani. Ma Semones si rinnova ogni volta che si rinnova la relazione fra l'essere umano e il campo. L'industrializzazione allontana la relazione per rendere il fare umano meccanicistico, privandolo cioè della componente magica attraverso l'annientamento dell'attenzione dell'essere umano. Nonostante questo, ci sono e ci saranno esseri umani che si relazioneranno con il campo soltanto per il fatto di veder germogliare le piante che si hanno curato per il solo piacere di curare. Il contadino italico prima e quello romano poi concepiscono il campo come un'entità vivente, in quanto parte dell'entità vivente più grande, l'essere terra. Allo stesso modo, quel contadino considera ogni seme un'entità vivente e base del divenire di esseri che, attraverso le loro determinazioni e la loro volontà, fondano il loro divenire eterni. Vediamo un attimo. Pronto? Beh, sì. Sessie corrisponde alle sementi come mani corrisponde all'essere umano e i lemoni agli esseri di sola energia vitale. Sessie è la forza che spinge al divenire eterno delle messi. L'unione di tre volontà fonda il divenire. Semones è l'oggettività in cui sessie si sviluppa. E l'essere umano è la gente che dallo sviluppo di sessie trae beneficio. Ma beneficio traggono anche sessie, in quanto i loro semi si diffondono sull'intera superficie della terra e beneficio tra i semones, nel quale l'essere umano contribuisce a sviluppare esseri compensando quelli che aveva tagliato per liberare il terreno, rendendolo adatto al proprio fare e ai propri fini. Semones, sessis e l'essere umano cominciano a manipolare l'attenzione dell'essere umano. Si modificano anche sessie e semones,
ma noi considereremo la cosa soltanto dal punto di vista umano, in quanto questo è quello che teniamo in considerazione, pur senza dimenticare che all'interno di una relazione tutti gli oggetti concorrenti alla relazione vengono modificati dalla relazione stessa. L'essere umano agisce nell'oggettività, la modifica. Ma l'oggettività non è passiva nella modificazione e a sua volta modifica l'essere umano in funzione del suo fare e delle predilezioni del suo divenuto. Per ottenere l'effetto desiderato, il fare umano passa attraverso una serie di operazioni che conducono al risultato finale. Il risultato finale non è l'atto del macellaio di Sodoma e Gomorra o del matto di Nazareth che ordina al vento di fermarsi o il distendere il braccio del Buddha. È il risultato di una serie di esplosioni di volontà che agendo mutamento dopo mutamento producono l'effetto desiderato. L'effetto desiderato, a sua volta, manipola l'attenzione costruendo quella relazione magica che trasforma l'attenzione da momento attraverso il quale l'essere umano manipola il circostante a momento in cui l'essere umano viene manipolato per trasformarsi in proserpina e diventare eterno. Pronto? Dimmi. Walt da Samoto, capito? Dimmi. Ti ricordi? Cosa ne pensi, volevo chiederti, no? Che adesso la Chiesa, Ratzinger, che si sente tanto al telegiornale, no? Chiede scusa a tutti. Ad esempio chiede scusa per il passato, sull'occasione nazista. Sì? Cosa mi chiedi, cioè, cosa mi dici? Cosa ne pensi? Tu lo dici per telefono o te lo dico per radio? Beh, puoi dirlo per radio tranquillamente. D'accordo. Ti dico subito. Ciao. Sì, io ti ringrazio intanto. Ciao, la trasmissione. Ciao. Ciao, ciao. Il problema che Ratzinger chiede scusa a tutti è perché Ratzinger e la Chiesa Cattolica stanno preparando dei nuovi campi di sterminio, un nuovo modo per mettere in ginocchio gli esseri umani. Ormai i vecchi modi sono falliti, sono chiusi, non hanno più ragione di essere usati, sono stati smascherati. Io stesso in questo momento sto leggendo Vangeli e li sto commentando in maniera umana, anziché in maniera bestiale come fa la Chiesa Cattolica. Anch'io sto seminando libertà, come tanta gente sta seminando libertà. E allora Ratzinger e la Chiesa Cattolica stanno pensando a nuovi modi per mettere in ginocchio gli esseri umani e distruggerne il divenire. Per cui a questo punto deve liberarsi del passato, chiede scusa per costruire un nuovo errore. Ma a noi non ce ne frega niente perché il perdono e le scuse fanno parte della dottrina cattolica. Noi chiediamo di essere puniti per ciò che hanno fatto affinché ciò non si riproduca più. Pronto? Dimmi. Niente, mi chiamo Antonio. Voi telefonate ancora prima, quella verso le 3:30, sì. Dopo sono andato su un posto dove non dovevo più sentire. Ti ho detto, mi vuoi mandare una roba, devo mandare anche ai preti e dopo ti gira attorno. Ma c'è una curiosità mia. Se l'uomo l'uomo è discendente da Adamo ed Eva, no? E così mi ha raccontato. Ma se Adamo ed Eva che ha avuto fiori, Caino è bene, e se Caino che ha copato bene, sta bene solo, dico scusa, se Caino che ha copato bene, sta Caino solo, come può un uomo avere dopo aver fatto da solo tutto quel popolo che sembrano altri? E dopo tanti gli dice che Adamo ed Eva che ha avuto anche a tosse, ma allora come fai un fratello a copiarsi con una sorella? E vi fuori a pastrocci, cioè non vi fuori, non c'è somare buona. E mi qui non ho mai capito. Ti dice su che lato qua, su chinese che decide l'inizio dell'umanità. Perché ad esempio la scienza a se sbatte addosso perché dice che proviene da simia, che roba è. E mi qua non so più buon capire, insomma, che sarà una verità, ma chi è che sta parlando? Non ti cagare di scarsegna che a te, cioè non cagare nessuno una verità del genere, perché... Non esiste una verità. Appunto, non esiste, no. Vabbè. E c'è storie che ti sta diventando, e così sempre stai portando avanti, che si può fare, insomma. Ma comunque dici una tua idea riguardo all'inizio dell'umanità, dai. Secondo te, secondo il tuo parere, come che può essere nato tutto il discorso? Te lo dico per radio. Saluto, dai, ciao. Ciao. Diamo una brevissima risposta anche a questo amico. Io l'ho già detto in parecchie trasmissioni questo tipo di cose. L'essere umano, come tutti gli esseri della natura, è strisciato fuori dal brodo primordiale. Le prime cellule si sono formate, le prime cellule che hanno preso coscienza di se stesse, si sono formate nel brodo primordiale. Dopodiché hanno seguito una sequenza di mutamenti, una sequenza di adattamenti, una sequenza di trasformazioni e sono arrivate a quello che siamo oggi. Noi non siamo altro che animali della natura che si sono adattati alle situazioni che hanno incontrato. Naturalmente in questo adattamento abbiamo messo la nostra volontà. Per questo noi pagani diciamo che ogni essere della natura è un Dio,
perché non è che subiamo solo l'oggettività in cui viviamo, ma esercitiamo la nostra volontà, facciamo le nostre scelte. E scelta dopo scelta, generazione dopo generazione, da quando siamo usciti dal brodo primordiale, siamo diventati quelli che siamo oggi. In bene o in male si può fare meglio sicuramente, e continueremo a modificarci se non succederà qualcosa che blocca questa modificazione. In pratica noi cerchiamo per la nostra specie, per i nostri figli, per il nostro fare, le condizioni migliori affinché i nostri figli e le generazioni che verranno dopo potranno sviluppare al meglio se stesse. Per quanto riguarda la balla del tipo Adamo ed Eva, i fiori, cioè, quella è chiaramente una balla, ma quella balla, quella bugia, la puoi verificare adesso, perché adesso puoi leggere la Bibbia. Cioè oggi come oggi ti puoi prendere la Bibbia e leggerla. Fino a poco tempo fa la Bibbia era un libro proibito, tu non ti potevi permettere di leggerla. Se leggevi la Bibbia e interpretavi, venivi bruciato come eretico. La Bibbia doveva essere letta e interpretata solo dal prete, che prima di leggere la Bibbia prega e tutto il resto. Per cui tu non ti potevi assolutamente permettere di leggere la Bibbia. Oggi come oggi la puoi leggere, puoi capire quante cazzate ci sono. Cioè, che è stato un libro scritto esclusivamente per mettere in ginocchio gli esseri umani, per privare gli esseri umani del loro divenire e delle loro trasformazioni. Pertanto, questo è il punto. Non si può filosofeggiare o discutere sulle cose assurde, sulle cose che non hanno senso. Cioè, è inutile che facciamo una filosofia sull'esistenza di Babbo Natale, come inutile fare una filosofia sull'esistenza di Dio quando Dio non esiste. Cioè, sono cose che non hanno senso, non ha senso discutere su sta roba, se non per dire: guarda come la Chiesa Cattolica, come la Chiesa Cristiana, come il Dio dei Cristiani, come Gesù di Nazareth, come tutto quello che diranno, hanno truffato gli esseri umani, hanno derubato gli esseri umani. In questo senso vale la pena di leggerlo. Una volta fatto questo, il discorso è chiuso là. Un attimo soltanto. Dopodiché noi continueremo sempre a parlare di queste cose, perché queste cose hanno messo in ginocchio gli esseri umani e per noi non devono più essere in ginocchio. Cioè, il paganesimo e la stregoneria possono esistere soltanto laddove c'è l'assoluta libertà del fare per costruire il potere di essere delle persone. Là dove ci sono costrizioni, cattive condizioni di vita, il paganesimo e la stregoneria non possono trasformare, non possono divenire, fanno fatica, devono fare dei percorsi assurdi per riuscire a fare. Hanno la lingua strappata del Vanini, per esempio, hanno i roghi accesi, hanno i campi di sterminio. Cioè, non si può accettare cattive condizioni di vita, e le migliori condizioni di vita devono essere le migliori condizioni di vita per tutti. Detto questo, andiamo avanti. Riprendiamo sempre il discorso su ciò che porta a diventare eterni nella condizione dei campi. Per ottenere l'effetto desiderato, il fare umano passa attraverso una serie di operazioni, questo l'abbiamo detto, scusate, trasformarsi in proserpine. Preparare il terreno in cui deve avvenire la semina equivale a preparare l'essere umano nel quale deve svilupparsi l'essere luminoso. Preparare il terreno attraverso la lustrazione, attraverso la ratura. Senza la preparazione del soggetto non è possibile curare il divenire delle messi. Esattamente come senza la preparazione dell'essere umano adulto attraverso lo sviluppo avvenuto durante la fanciullezza, non è possibile preparare l'essere umano attraverso il quale diventare eterni. Così, Redarator e Oberator afferrano l'attenzione dell'essere umano e la concentrano sull'oggettività nella quale preparano lo sviluppo delle vite future. Così l'essere umano prepara il terreno per sviluppare il divenire delle sessie. E, nello stesso tempo, Redarator e Oberator afferrano la sua attenzione trasformandolo in oggettività del corpo luminoso. Arare significa preparare il terreno per lo sviluppo della nuova esistenza. E Oberator e Redarator trasformano questo fare in un fare assoluto attraverso il quale manipolare l'attenzione dell'essere umano. L'oggettività, attraverso Redarator e Oberator, si predispone per lo sviluppo della nuova fase di sviluppo della vita. Oberator e Redarator sono le divinità che presiedono all'arare, alla ratura e alla sistemazione del campo. Ci furono dei grandissimi Redarator e Oberator milioni e milioni di anni fa, quando dal brodo primordiale la vita preparò l'oggettività attraverso la quale costruire le condizioni per lo sviluppo dell'essere natura. Quando il brodo primordiale cominciò a trasformare l'esistenza, la sostanza e la coscienza di Giove, per predisporre allo sviluppo della coscienza di sé dell'essere natura. Redarator e Oberator
e con altri nomi si chiamavano, presero forma fissando l'attenzione di ogni fare per predisporre l'oggettività nella quale sviluppare nuovi esseri, predisporre se stessi per prepararsi ad ulteriori sviluppi. L'attenzione si fissava sulla preparazione dell'oggettività, ma l'oggettività era preparata per un fine ulteriore, innestare le sementi e produrre nuovi frutti, gettare le sementi nell'oggettività affinché questi crescessero, essere attenti nel gettare le sementi perché queste dessero il massimo di se stesse, curare l'oggettività e curare la semina, così s'era, sposta l'attenzione dell'essere umano mettendolo a fuoco sul lato della semina. L'essere umano coltiva il proprio essere, ma immetteva in sé gli elementi che nutrivano il suo corpo di energia, consentendogli di crescere. Se la semina è un atto, la cura del corpo luminoso era un insieme di atti attraverso i quali alimentarlo. Così l'essere umano coltivava il pensiero astratto, coltivava le deduzioni, sospendeva il giudizio per consentire al suo corpo luminoso di attecchire e crescere. Sera si espandeva nell'attenzione umana diventandone una guardiana per impedire di dimenticare. Si prepara il terreno per seminare, si semina dopo aver preparato il terreno. Si coltiva l'essere luminoso dopo aver preparato e disciplinato la ragione dell'essere umano. Per far crescere l'essere umano, l'essere luminoso, è necessario disciplinare il fare della ragione. Ostilina è il fare dell'essere terra, è il suo contributo allo sviluppo di nuovi esseri. L'essere terra sviluppa la propria attenzione, attraverso la quale favorisce la nascita e lo sviluppo di nuove coscienze di sé. Ostilina acquista forza attraverso il fare del circostante, atto a favorire lo sviluppo dell'essere luminoso dentro l'essere fisico umano. L'attenzione, una volta che si è preparata all'oggettività nella quale sviluppare il proprio divenire, essere luminoso, e averlo nutrito, si relaziona col circostante e dal circostante riceve il contributo per il proprio sviluppo o le condizioni per la propria distruzione quando incontra spiriti neri e i loro servi. Ostilina provvede affinché il contributo del circostante sia favorevole, lo invita ad intervenire, lo invita a fondersi, lo invita a diventare essere, incitando l'essere a fondersi e a diventare circostante. Ostilina partecipa alla costruzione dell'essere luminoso. L'oggettività diventa essa stessa l'essere luminoso, in quanto dallo sviluppo e dal divenire di quell'essere luminoso dipende il proprio divenire, il proprio sviluppo, la sequenza dei propri mutamenti. Vi ho letto l'introduzione e mi fermo qui per stasera nella lettura. Vi ho letto l'introduzione a ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, in particolare ciò che porta a manipolare l'attenzione attraverso il lavoro dei campi, il lavoro agricolo. Ricordo che il lavoro agricolo era una delle attività principali nella Roma antica, per cui chiaramente gran parte della magia, gran parte del paganesimo, gran parte della stregoneria si esercitava proprio attraverso il lavoro dei campi. In ciò che porta a diventare eterni nella religione romana ci sono 17-18 capitoli che parlano delle divinità della nascita, ciò che porta alla nascita, ciò che porta a ciò che favorisce la crescita, ciò che porta alla casa come tempio, il lavoro agricolo, ciò che porta alla manipolazione dell'attenzione, sempre nel lavoro agricolo, partendo da ciò che porta a diventare eterni, il senso dell'epiteto nella religione romana in relazione a ciò che porta a diventare eterni, ciò che porta alla relazione con la natura, i guardiani che portano a diventare eterni della specie umana, la danza del pagano psichista, che vi ho già letto la volta scorsa, mi sembra l'altra volta ancora, ciò che porta il movimento verso l'eternità, ciò che porta il lavoro come magia, ciò che porta alla relazione con gli esseri umani, ciò che porta al lato femminile della vita, ciò che porta alla soluzione delle contraddizioni nella costruzione del divenire, commento sulla guerra, ciò che porta a divenire eterni, la felicità che costruisce, ciò che porta al salto nell'infinito dei mutamenti trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Sono tutti percorsi di magia, di paganesimo, che avvengono all'interno della religione romana. Chiaramente non è completo perché la maggior parte dei dati e delle informazioni sull'antica religione romana sono andati perduti. Quello che si è riuscito a recuperare è pochissimo e io con le mie visioni, con la mia alterazione della percezione sono riuscito a collocare alcune cose, però
sicuramente ci sono migliaia e migliaia di cose che io non riesco a vedere e non ho potuto vedere, perché non ho i dati attraverso i quali anche andare a cercare, anche pensare che esistano queste cose. E purtroppo questi dati sono andati perduti. Chiaramente il paganesimo va ricostruito, cioè tutti i dati devono essere rimanipolati e la magia deve essere ricostruita, i percorsi pagani devono essere ricostruiti, le divinità pagane devono essere ridefinite, come devono essere ridefiniti tutti i percorsi di stregoneria. Perché devono essere ridefiniti? Perché i percorsi di stregoneria fino all'altro giorno, fino a 30 anni fa, erano dei percorsi che sentivano molto della necessità di mascherarsi, di nascondersi, e le derivazioni dal cattolicesimo, cioè il cattolicesimo era, e tutto il cristianesimo, ma anche i musulmani per quanto riguarda gli stregoni dei paesi musulmani, erano costretti a nascondersi e erano costretti a mascherare quello che dicevano e quello che facevano con terminologia, con modi di presentarsi, con modi di essere propri di quelle religioni. Alla fine, quando l'apprendista stregone accedeva a questi elementi, la forma la capiva, ma non riusciva a capire la sostanza, perché nessuno gli aveva insegnato ad alterare la percezione. Per cui non faceva altro che imitarne i gesti, però i gesti per lui avevano perso il significato di ciò che faceva. E così le parole, così i nomi delle divinità, si possono dire 50 nomi di divinità, però se non si conoscono esattamente il senso di quella divinità, il senso di quel centro di energia vitale, lo scopo e il fare di quel centro di energia vitale, non ha nessun senso usare il nome. Si rischia di fare una statua alla libertà, ma non si sa cosa significhi libertà, cioè rischia di essere quella che descrive il potere di avere, cioè quella libertà che finisce laddove comincia la tua, che è una cazzata, cioè è una stronzata, perché i presupposti di quella libertà implicano la schiavitù. Cioè, se il presupposto della libertà è la schiavitù, chiaramente la schiavitù viene limitata e la mia libertà finisce laddove comincia la tua, perché io devo limitare il mio fare nei tuoi confronti, perché il concetto alla base è la schiavitù, non è la libertà, cioè non è il concetto di libertà del fare per costruire il potere di essere. Per cui tutte le divinità, tutto il divino dell'antico paganesimo va tutto ridefinito, perché la contaminazione delle religioni rivelate ha contribuito a distruggere quello che è il senso del divino. Ci sono persone, per esempio, che non riescono a capire che Giove è il cielo, che noi respiriamo Giove. Al di là che poi percepiamo la coscienza o non percepiamo la coscienza, questo è un altro discorso, dipende dalla soggettività. Io vi ho sempre detto, in tutte le trasmissioni fatte finora, che in stregoneria non esistono segreti. Cioè, chi parla di segreti della stregoneria dice cazzate. Perché questo?